Avviso a tutti i cacciatori di pianeti extrasolari potenzialmente abitabili. Cercate quelli tipo Terra, ma state lontani da quelli tipo Venere. Rischiereste solo di cercare invano, trovando mondi rocciosi, ma pur dotati di atmosfera, davvero impossibili per ospitare la vita, almeno come noi la conosciamo. Cosa dedurremmo infatti se con la tecnologia oggi a nostra disposizione ci trovassimo ipoteticamente a indagare da alcune decine di anni luce di distanza il nostro sistema solare? Che ci sono due pianeti, la Terra e Venere, che sono di tipo roccioso, hanno una massa comparabile, possiedono un'atmosfera strutturata e potenzialmente hanno un'alta probabilità di ospitare la vita. In realtà noi sappiamo che Venere, pur avendo importanti somiglianze con la Terra, non possiede certo un clima ameno. Temperature sulla superficie intorno a 450 gradi centigradi, un'atmosfera di anidride carbonica, una pressione 90 volte maggiore di quella terrestre e nuvole di acido solforico confermano che di vita lì non c'è neanche l'ombra. Ecco allora che Stephen Kane, astronomo della San Francisco State University, con alcuni collaboratori, ha proposto un ulteriore parametro per distinguere tra gli esopianeti individuati dalla missione Kepler quelli più simili a Venere e per questo considerati non abitabili. Il parametro che definisce la cosiddetta zona Venere, ovvero la fascia attorno a una stella entro la quale può trovarsi un pianeta di tipo venusiano, si basa sul flusso di radiazione stellare, ovvero la quantità di energia emessa dalla stella che investe un pianeta. Questa fascia sarebbe compresa tra la distanza a cui si verificherebbe la dispersione dei gas serra nell'atmosfera del pianeta, che ne definisce il limite esterno, e quella in cui l'atmosfera stessa del pianeta verrebbe spazzata via dalla radiazione stellare, ovvero il limite interno della zona Venere. Se gli astronomi che analizzano i dati di Kepler individuano un pianeta di dimensioni simili alla Terra, che però si trova all'interno della zona Venere, può essere un serio campanello d'allarme che quel pianeta sia del tutto inospitale. Quello proposto da Kane e colleghi è dunque un ulteriore contributo per migliorare la caratterizzazione dei pianeti extrasolari di taglia terrestre e delle loro atmosfere, in attesa delle missioni future dell'Agenzia Spaziale Europea, KEOPS e Plato, e dei telescopi di nuova generazione, come il James Webb dallo spazio e EELT da Terra.